Ciao, benvenuto nel video di installazione di DonGlass per Galaxy Note 9. Ti guiderò attraverso questa procedura di installazione per assicurarti che sia il più semplice possibile. Puoi riavvolgere e riprodurre i vari passaggi quante volte vuoi, ma ti consiglio di non saltare avanti. Detto ciò, andiamo avanti e cominciamo. Innanzitutto, questo è tutto ciò che ti serve per iniziare. Ricorda però che la lampada UV ha bisogno di energia ed il 2-pack non è fornito di un alimentatore da muro. Utilizza una micro USB, quindi assicurati di averne una a portata di mano prima di iniziare. Ok, ora che siamo pronti, prendi la salvietta imbevuta di alcol e pulisci lo schermo fino ai bordi, assicurandoti che sia privo di polvere o sporco. Poi, con il panno asciutto, ripassa lo schermo ed assicurati di rimuovere l'alcol rimanente. Dopodiché, posiziona con cura il tuo Note 9 nella custodia inferiore. Nota la scritta altoparlante in alto a destra sulla custodia e fa in modo che la parte superiore del telefono in cui si trova l'altoparlante combaci con la parte superiore della custodia. Nella confezione è incluso un adesivo per rimuovere la polvere. Utilizzalo per rimuovere eventuali rimanenti particelle di polvere. Passalo sul telefono ovunque tu le veda. Prendi il nastro adesivo protettivo ed attaccalo sulla parte superiore del telefono in modo da coprire l'altoparlante in questo modo. Prendi la custodia superiore ed inseriscila nella custodia inferiore assicurandoti di far combaciare i punti con la scritta altoparlante. Ora posiziona i cuscinetti assorbenti su ciascun lato del Note 9 in questo modo, cosicché possano assorbire ogni eventuale liquido in eccesso. Ok. Adesso prendi il ponticello di posizionamento, lo spinotto e la custodia superiore. Ne avrai bisogno durante i prossimi passaggi. Questo è il flacone di adesivo liquido per il prossimo passaggio. Dato che si tratta di un 2-pack, hai due flaconi, quindi ce n'è uno extra se ne hai bisogno. Ora devi svitare il tappo rosso ed inserire il flacone nel foro del ponticello di posizionamento in questo modo. Dopo averlo posizionato, svita anche il tappo superiore nero e lascia che tutto l'adesivo liquido si riversi dal flacone. Assicurati di aver aspettato che tutto il liquido finisca di uscire. Ok, ora rimuovi con attenzione il ponticello di posizionamento ed il flacone di adesivo e mettili da parte. Hai finito con questi. Poi, inserisci lo spinotto nel foro sulla parte superiore della custodia. Ora, prendi il proteggischermo DonGlass. Fai caso all'adesivo nell'angolo in alto per aiutarti ad identificare il fronte ed il retro. Usando l'adesivo retro 2 nell'angolo posteriore, rimuovi la pellicola staccandola con attenzione. Quindi, partendo dal basso e spostandoti verso l'alto, posiziona correttamente il proteggischermo nella custodia. Ok, il prossimo passaggio è molto importante. Una volta che il proteggischermo è al suo posto, inclina la custodia premendo sul lato inferiore in questo modo. Quando il liquido si trova al centro del dispositivo, rimuovi lo spinotto. Il proteggischermo ora si abbasserà ed il liquido si diffonderà uniformemente sul telefono. Attendi 80 secondi in modo che l'adesivo si diffonda completamente. Assicurati di non toccare il proteggischermo mentre l'adesivo liquido si sta diffondendo. Ora tratteremo lo schermo con la lampada UV. Posiziona la lampada UV in alto, vicino all'altoparlante e tratta lo schermo per 15 secondi. Quindi, spostala verso il basso vicino al tasto Home e lasciala in azione per altri 15 secondi. Ora rimuovi la custodia superiore ed il rivestimento di nastro adesivo dall'altoparlante superiore del Note 9 ed estrai con cura il dispositivo dalla custodia. Una volta rimosso, puliscilo nuovamente con una nuova salvietta imbevuta di alcol. Assicurati di pulire con molta cura lungo tutti i bordi. Infine, termineremo il processo di polimerizzazione posizionando la lampada UV sopra l'altoparlante per un minuto. E poi, vicino al tasto Home per un altro minuto. Questo è tutto. Ora sei pronto per utilizzare il tuo Note 9. Puoi godere della perfetta sensibilità al tocco di un proteggischermo temperato edge-to-edge. Non dimenticare la custodia. Whitestone offre una custodia trasparente che si adatta perfettamente. Spero che questo video ti sia stato utile.